quindi cominceremo fra poco. Volevo ricordarvi che... Dov'era? Ad Amsterdam? Santos era Amsterdam fino a qualche giorno fa. Poteva portarmi un piatto di qualcosa. Piatto, Leo? Un po' di vino. Con il tipo di abitudini che abbiamo negli aeroporti italiani è andata benissimo. Che, voglio dire, no? Di lusso. No, vi volevo ricordare che sono disponibili alcune copie di questo libro che Santos ha portato con sé e che ha scritto un suo amico che segue da tantissimi anni anche ovviamente gli studi di Santos Bonacci, e che è proprio un testo di astroteologia dove all'interno ci sono anche moltissimi elementi che vedremo con Santos in questi due giorni. È in inglese, perfetto, è in inglese. Però prendetela come una sfida, porca miseria, ragazzi, l'inglese noi dobbiamo impararlo. Non è che uno dice ma io l'inglese non lo so, ma fra sei mesi lo sai se decidi di saperlo oggi, capito? Quindi non è, capito, una condanna, è una decisione parlare l'inglese. Quindi per noi italiani non parlare l'inglese è come del gastolo, capito? Non è del gastolo, si risolve in poco tempo se uno ha voglia di... Questo è un bellissimo libro, è disponibile a 15 euro per chi di voi, 15 euro. Partenza d'asta a 15 euro. Poi un'altra cosa, abbiamo preparato un documentario sulla lontra e la riproduzione del periodo di bello. No, ora bello. Lascio subito a Santos, però mercoledì a Capannori, a Libera la Gioia, noi organizziamo una conferenza con Santos, visto che si ferma qualche giorno, cerchiamo di ottimizzare la possibilità di starci insieme, di capire tutto quello che ha da dirci. Quindi, visto che tratterà molti argomenti, domani fra chi dirà che insomma, è interessato a venire a questa conferenza mercoledì perché magari è più in zona e non ha problemi di spostamenti o comunque magari decide di affrontare uno spostamento per passare un'altra serata con Santos, domani decideremo insieme che argomento approfondire mercoledì. Quindi attenzione, perché ecco, se sapete di poter essere mercoledì alla conferenza, vediamo tutti gli argomenti, la sovranità, l'astrologia e decidiamo insieme a quale argomento dedicare queste 3-4 ore che mercoledì passeremo con Santos, d'accordo? Okay. E non riuscisse a venire, riuscite a riprendere? Noi registriamo tutto, assolutamente tutto, quindi non c'è problema. Santos Bonacci. Grazie. Eccellente. Quindi stamattina abbiamo visto più o meno approfondito la nostra conoscenza riguardo alla luce. La luce magnetica, la luce elettrica, e abbiamo visto che come è in alto è così in basso, e che noi siamo il tempio che gli antichi dicevano che dentro di noi è tutto ciò che esiste in questo frattale nell'universo. Noi siamo la misura. Ecco, in spagnolo è proprio è l'hombre, l'uomo è la medida, la misura di tutto. The measure of all things. E questo oggi approfondiremo molto e vediamo quello che è nascosto nelle scritture sacre.
Quindi queste sono le scritture, un esempio di alcune delle scritture, la Bibbia, Popol Vuh, Ramayana, Quran, Bhagavad Gita, Sendavesta, eccetera, eccetera. In questo è solo un esempio, certo, la lista è lunghissima, però questi sono Vangeli. Si trattano di Vangeli, tutti. Rama, ricordiamo, Sri Rama, Signore Rama, Sri Rama come Hiram, il costruttore del Tempio. Per favore, concentratevi in queste tre lettere, perché è molto molto importante. Svelare oppure rivelare, scoprire ciò che possiedono queste tre lettere. E questo Roma, Rama, Ram, che è il montone, che è il cervello, Ariete, l'inizio di tutto. La R in ebreo, Resh, vuol dire capo, testa. Quindi dove si vede la R, per esempio, Marconi quando inventò, scoprì la radio, lui decise di chiamarlo radio. È vero, radio, è vero. Perché disse che la sua scoperta vibra. Vibra vibra ra e quindi e poi la è l'alfa, è la prima lettera dell'alfabeto, quindi testa, prima lettera. Questo qui inizia, questo è l'inizio, Ra è l'inizio dei segni zodiacali. Poi vediamo che in inglese queste due lettere hanno a che fare con il cammino del sole sull'eclittico, sulla onda. Quando cammina in questa direzione si chiama right ascension, destra ascensione, perché il sole ascende a destra, non a sinistra, sempre va diritto, a destra. Quindi si chiama right ascension. Quando si hanno queste linee così latitudinali sulla sfera della Terra, questi si chiamano latitudinali. Paralleli. Questi? Meridiani. Meridiani. Allora, questi meridiani, in linguaggio astronomico, si chiama right ascension. Chi mi potrebbe aiutare? Ascensione retta, sì. Ascensione retta. R-A, che questo è il nome del sole originale, Ra, che emana la vibrazione, che è Dio, il sole, la testa, l'inizio, il capo. Quindi, quando questi si chiamano meridionali, no? Questi, meridionali. Meridiani. Sì. E questi? Paralleli. Al contrario. Meridiano e verticale. Questi sono paralleli. Sì. E questi meridiani. Allora, quando si trasferisce questo nel linguaggio astronomico, perché questo è geografico, si dice ascensione retta, questi. E questi si chiamano in inglese declination. Declinazione. Allora,
ricordiamo per favore, scriviamo se abbiamo il già il libretto. Declinazione, ascensione retta. Il sole non può declinare, è sempre sull'eclittico. Ok? Sto l'eclittico. L'eclittica. L'eclittica. Grazie. Per favore, potete correggermi perché voglio anche migliorare, non confondervi. Eclittica. Giusto? Allora, il sole, quando un astronomo vuole dare le coordinazioni di una stella, ascensione retta è sempre in orario. Per esempio questa proprio in Cancro, proprio in Capricorno. Quando il sole, per esempio, parte da Ariete, perché guarda caso che ascensione retta comincia a 0 gradi Ariete. Interessante, no? Quindi l'astronomia è sincretica. Niente fuori posto, niente. Certo che inizia qui, la onda inizia lì. Quindi quando si dice in linguaggio astronomico il sole è 2 ore e mezzo ascensione retta, vuol dire ciascun segno vuole 2 ore. Ci vogliono 2 ore per il sole per passare 30 gradi sull'eclittica. Quindi 2 ore e mezzo di ascensione retta ti porta nel segno di Toro. Quindi si sa che questa stella sarà nella zona di Toro. Poi bisogna studiare la declinazione, i paralleli, declinazione. Il Sole non può declinare, solo gli altri pianeti. Per esempio, Marte potrebbe essere 2 gradi negativo declinazione, o 6 o 5, oppure positivo. Però il Sole è sempre 0 gradi ascensione retta. Okay? Quindi noi sappiamo che la linea si parte da Greenwich Mean Time. Greenwich Mean Time, in linguaggio astronomico, right ascension of meridian. Questo è il meridione, la linea di verità sotto la terra, sopra la terra. Quando in astrologia il sole si trova sopra questa linea, il nativo si dice appartiene alla setta notturna. Quando il sole dopo le 6 di sera, se uno nasce per esempio mezzanotte, il sole è qui nella terza casa, appartiene alla setta notturna. Oh, scusa, io ho detto notturna, ma mi sono stanco. Diurna, la setta notturna. E questo anche cambia molto sulla carta. Quindi il sole, right ascension of meridian, comincia a 0 gradi Ariete. Bisogna tenere questo in mente, molto importante. Tutti i Vangeli, tutte le tragedie cominciano o col l'agnello o col capretto, agnello. Perché qui comincia la onda, come anche la scienza di astronomia è d'accordo. Qui comincia, poi si vede in questa presentazione, così comincia la testa dell'umano e i piedi toccano di dietro alla testa qui, i due pesci, i due piedi. E le corrispondenze con i membri del corpo, con i segni, è sbalordente. Sbalorditivo.
però non solo, non solo. Se uno, per esempio, è contadino e vuole sapere quando piantare, quando fare le cose giusto per derivare il massimo di questa energia di luce, di questa onda che quando il sole passa di qua si mangia, perché qui no. Quindi anche i segni astrologici dimostrano, il simbolo dietro dimostra proprio l'energia, la condizione di ogni uno di questi 12 oschi, perché Gesù sempre ha 12 posti. Questi sono i 12 posti, le 12 mansioni, le 12 case, i 12 mesi, i 12 storie. Sì, i 12 figli di Israele. Oppure Gesù ha 12 discepoli, la stessa cosa, il disco, la ruota, sempre quella ruota, sempre la ruota filosofica, via dice, questo è tutto qui. Allora, queste sono le conoscenze che minimamente, minimo, contengono tutte le scritture sacre. Hanno questa ikasia, pistis, dianoia e gnosis, oppure epignosis. Comprensione diretta, la più bella conoscenza che si possa avere. Apprensione o comprensione diretta di cose transcendenti. Trascendentali. Grazie. Sapienza. Perché qui questa è immaginazione, immagini. Bello anche per bambini, per inizianti nella scienza, poi conoscenza pratica e poi conoscenza scientifica, più il tipo quadrivio. Tipo? Quadrivio si dice? Quadrivio. Cioè il trivio e il quadrivio. Le sette arti libere. Le sette arti. Trivio e quadrivio. Sì, quadrivio. Quindi queste sono le conoscenze. Comunque, questa è la struttura. Dentro ogni scrittura sacra c'è minimo sette livelli di interpretazione. C'è sempre la madre, astrologia. Sì. C'è sempre la teologia. C'è sempre biochimica. C'è sempre sacra, geometria sacra. La base di tutto è Kabbalah. Di tutto questo? Kabbalah. Grazie. Kabbalah. Comunque, c'è sempre sette minimo. Noi oggi faremo la combinazione cross-discipline di tutte queste scienze. Cominciamo con fisica sacra, geometria, perché queste sono le cinque forme platoniche, i solidi platonici o pitagoriani. Pitagorici. Allora, si comincia con il do, deca, entro. Scusatemi che questo è in inglese, però queste sono le mie grafici che mi fa, tutti sono preparati dalla mia nipotina, è bravissima. No, siamo arrivati a farlo in italiano. Comunque, come ha detto Eugenio, si impara un po' di inglese. Dodecahedron. Perché do deca vuol dire 12. 12 lati, ecco, a pentagono. Tetraedro, ricordiamo tetra di qui. Tetra vuol dire 4. Ricordiamo che questo in questo linguaggio si chiama tetraedro, però in teologia tetragrammato, Geova, Yod He, Va He. E questo, da qui si parte la creazione dualistica.
queste cinque forme sono le uniche forme che entrano in una sfera e toccano a tutti i punti, gli apici. L'ho detto bene? Sì, sì. Gli apici? Questi punti qui toccano dentro la sfera. Solo queste cinque forme in tutto l'universo. Anche con strumenti moderni avanzati hanno cercato altre forme, non riescono. Sono solo queste. E gli scienziati sanno, beh, facciamo prima questo ottaedro, perché ha otto lati, icosaedro, exaedro. Quindi qui si divide, queste sono femminili, acqua, terra, acqua, 20 lati, terra, il cubo, ok? Facce, grazie, facce. Allora, otto facce, quattro facce, questi sono mascolini, femminili, mascolini. Quindi il prodotto è questo, luce, tutto ciò che è luce o temperatura, tutto ciò che è gas, liquido, solido nell'universo. E tutto parte dal etere. E yeah, questo la scrivo perché così, eh? Se no? Etere. Dall'etere è sempre con luce. Ecco perché si dice in scrittura: nessuno va al Padre, come abbiamo detto prima, se no per mezzo di me. Perché è la luce che ci salva. E dobbiamo pian piano liberarci da questo mondo grosso qui del materiale per rientrare, per sublimate, come si dice? Sublimare il piombo qui in oro, la luce è oro. Qui si comincia, poi facciamo la ruota filosofica per capire come si fa questo, sublimare il grosso in spirituale. Quindi gli scienziati ci diranno che il tetraedro è la temperatura, ottaedro, mozione, coesione, solidità. Queste anche corrispondono con i quattro elementi che più o meno il corpo fisico è fatto di questi quattro. Sì, sì. 96-97%. Sì, sì. Carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto. Nitrogeno. Azoto. Azoto in italiano. Azoto, sì. Esatto, azoto. Fuoco. E poi in astrologia questo corrisponde con spirito, mente o intellettualità, thinking, pensando, qui si pensa l'aria, quelli che appartengono all'elemento di aria, gemelle, gemelli, acquario, bilancia, usano molto la mente, sono dentro in un mondo spirituale, mentale. E questo è il loro modus operandi. Sì, spirito, questa intuizione, quelli del fuoco sono intuitivi, questi mentali, emozionali, sensibili. Sì, sensi, che piace usare i sensi, sensoriali, sì, che usano, si vede, quelli di Capricorno, di Toro, di Vergine, si vede che usano i sensi in maniera spettacolare, è proprio poesia guardarlo. Quindi si vede che questi anche si trovano nella scienza di astrologia. Certo, devono, perché è tutto sincretismo. Questo è un grafico che sincretizza i quattro fiumi del giardino di Eden. Che sono questi? Questi sono i quattro fiumi. Così è fatto l'universo, l'universo dualistico. Qui c'è unità, sotto qui dualità.
quindi sempre ci saranno questi quattro fiumi. In biochimica i quattro fiumi sono sangue, fluido nervoso del sistema nervoso, orina, saliva. In geometria sacra sono questi. Gli scienziati concordano con questo, che l'universo è fatto di questa maniera. Qui Walter Russell ci dà tutti gli elementi dal punto di vista di energia, che tanti elementi hanno questa energia che vibra a un rato molto molto veloce. Qui questi colori qui e questi che vibrano molto molto piano qui. Quindi dimostra che è tutto energia, è tutto mozione. Scusa, yeah. Prendi qualche lacrima, la diapositiva prima. Sì, questa? Sì, ho detto quelli viola, scusa, perché non ho ascoltato. Quelli viola. Questi vibrano velocemente. Quelli a destra? Sì, anche questi. Questo meno, però questi due... alta vibrazione, questi corrispondono ai due chakra nella testa, uno dell'ariete, uno di Tauro. Però questo è il cuore, il centro, questo è il cuore, questo è il plexus solare, questo è il chakra più basso e questo è il secondo. Allora, qui queste sono le 48 costellazioni originali. Ora ci sono 88, perché dai tempi di Tolomeo, da questa parte, 2000 anni, i 48 originali, i 12 del zodiaco e 36 dei decani, extra zodiacali. Quindi 12 più 36, 48, e hanno aggiunto altri 40 che ora sono 88, ok? Però questi sono gli originali. Questa è l'eclittica. E qui cammina il Sole, Ariete qui, Tauro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Da questa parte c'è i segni extrazodiacali della parte nord dell'eclittica. Qui della parte sud, quindi tutte queste stelle l'ho prese dalla sfera intera, tutte le stelle, la sfera celeste, grazie. E l'ho messa così a due dimensioni. Questi sono, non so, qualche 14 nel sud, che io in Australia vedo più queste, e queste qui sono nel nord. Però tutte queste costellazioni sono nel corpo. Nel corpo. Sì. Ariete? Ginocchia, che cosa c'è nel ginocchio? Capricorno. Costellazione? Capricorno. Oh, e gli altri tre, perché ciascun segno ha tre decani. Decani vuol dire 10. Decani. Ogni segno. Tre decani. 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 Ogni segno è diviso in 10 gradi, quindi 30 gradi diviso 10, 3. Quindi ogni segno Ariete ha i suoi 3, Tauro i suoi 3, Gemelli, tutti hanno 3 segni extra zodiacali, che non sono proprio nel centro dell'eclittica, sono fuori. Più a nord o più a sud. Quindi Ariete è il cervello.